Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 11° episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il secondo capo palestra ottenendo la nostra seconda medaglia, come è giusto che sia. E ragazzi, abbiamo catturato un nuovo membro del team, per la verità cacciando la mitica, fra tante virgolette, Ono, che stava cominciando a fare un po' schifo. Praticamente le ho salvato la vita. È stato un atto di buona volontà. Alla fine ho cacciato lei al posto di Furfru ed è entrato in squadra Paul, che è diventato un bellissimo Gardevoir maschio. Ok, non è una cosa buona questa, ma a dettagli ragazzi, io vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per questa serie. E come avete visto ragazzi, ho allenato la squadra come se non ci fosse un futuro. Io ho i capelli umidi perché sono appena uscito dalla doccia, mi si è rotto il phon, però io devo registrare perché raga mi manca il tempo. Detto ciò, nello scorso episodio abbiamo anche scoperto che Damian è stato rapito dagli alieni, meglio dal culto, però dettagli. Sto già impazzendo dopo quanto sia un minuto di registrazione esatto. Direi di buttarci nella palude insieme al nostro Queen, che morirà a breve. Ah, prima di iniziare però ragazzi, mi sembra più che giusto farvi vedere come Paul abbia imparato un fracco di nuove mosse. Charge Beam per MT. Cioè, non hai imparato un... Oh! Oh! Tu ma! Ma c'è la mamma troia però, scusami, sto ascoltando la canzoncina e mi vieni addosso così. Abyssal Cultist vuole lottare, manda in campo Coccia, attenzione, proprio lui. Comunque raga, sì, ho allenato un po' la squadra e vi starete chiedendo: come hai fatto ad allenarla così velocemente? Raga, ho farmato le televisioni, cioè, ho fatto una strage di televisioni che figa, in confronto al canone Rai non è nessuno, raga. Cioè, letteralmente, parlo con i televisori, mi vengono fuori Kyogre al 38, faccio 6 switch e mi salgono i Pokémon tutti di un livello, quindi scialla. Mi sono fatto la cacca addosso. Ok, dovrei essere più veloce adesso. Mamma mia, che giocatore di VGC. Mandate me ai mondiali. Che cazzo ci fa Ping Yong-yung della Corea? Mandate me. Ping Yong-yung, levati per piacere. Allora, qua abbiamo un bellissimo, nonché bruttissimo, questi paradossi, Pagerisu. Ok, allora, proviamo a fargli un tiff. Vediamo che cosa gli rubiamo. Gli rubiamo un altro leftover, minchia, quanti leftovers c'ha la gente in questo gioco? C'era la svendita all'IKEA di leftovers, fatemi capire. Madonna, che robe. Ok. Figo, mi piace. Ok, ci sono le bottiglie, signori miei. Ah, ma questo... Ma sarebbe una palude sta merda. Cioè, più che palude mi sembra la discarica del mio paese, però... Oh! E non mi fanno passare. C'è un antidoto, non mi fate passare. Sì, ma gli strumenti qua... Cioè, mi stai dicendo che... Cioè, io davvero non posso scavalcare una bottiglia? Vi stai prendendo in giro? Che cazzo è? Cosa c'ho? Il morbo di Puppenaz che non posso scavalcare le bottiglie? Fatemi capire. Guarda, c'è la strada preimpostata. E c'è il cultista di Kyogre che si gira. Manco ci avesse gli occhi sul pisello. Sul pisello ha poco senso. Sia perché è femmina, sia perché è davanti. Io volevo dire volevo dire tipo sul culo, roba del genere. Ma questi sono dettagli, vai Armin, nel tuo momento. Fai vedere al mondo di che pasta sei fatto. Evasione, ma vai a fanculo, bell'osso, va, muori. Ok, perfetto, ditto. Cioè, ditto, ditti. C'è la mamma troia. Non c'è un cazzo da fare. È proprio puttana. No, stai fermo, minchia. Se mi avvelena... Ah no, non può avvelenarmi, è vero che idiota. Ok raga, poca scelta. Devo assolutamente switchare perché altrimenti qua finiamo che... Porca troia, c'è già scoppiata la terza guerra mondiale in casa. Iron Head, Tumam, Puten, vedi di morire. Ok, perfetto. Poi ragazzi, se riesco a guadagnare abbastanza cash in questa, diciamo, parte del gioco... Vediamo a quanto siamo. Proverò a fare una cosa molto particolare. Ne ho già abbastanza, figo. Mi stanno dando un sacco di soldi cultisti, mi piace sta cosa. Allora, direi che possiamo far esordire Paul, ragazzi. E nulla, poi vi faremo una cosa. Molto probabilmente tu che cazzo sei, Ron Weasley, e vuole combattere. Cioè, fammi capire. Shelmet, ok, perfetto. Paul, è il tuo momento. Allora, è di tipo ghiaccio elettro, per chi se lo fosse dimenticato. Tipo me, ad esempio.
Yone, muori, Ice Shard e a casa. Perfetto, adesso raga devo sostituirlo perché altrimenti mi si addormenta. E qui lava invece, cioè là invece sono un po' più sporchi, quindi non lavano. Oggi sono in vena di battute di merda, fatevi una ragione, c'ho i capelli che mi finiscono in testa raga. Mi sta venendo la capigliatura da metallaro, aiuto, salvatemi. Ok, perfetto, i capelli vogliono prendere il possesso del mio corpo. Trevenant, mandiamo Paul raga, perché mandarmi Mikyu c'ho paura visto che c'ha mezza vita e c'ha Flame Charge, che è tutto meno che una buona mossa. E non è neanche una mossa in realtà, spero di trovarne una migliore, tipo che cazzo ne so. Buongiorno, ma muoia per piacere, so che è un albero che ci mette un po' a cadere, però se ce la facciamo. Tra l'altro sì raga, Paul ci mette 200 anni ad allenarsi, è stato quello più difficile, è stato un inferno letteralmente. Ok, perfetto, eliminato anche sto cultista. Qua io non riuscirò, sicuramente mi perdo qualche strumento perché lo confonderò con qualche ultra ball o robe del genere. Ok, perfetto. Ci mettiamo davanti Lily, che oggi non ha ancora combattuto. Guarda se adesso... Questo... Io ti ho già affrontato te. Ma sì, infatti, se raga, sono celebroleso. Guarda che roba, è allucinante. Cioè, devo per forza... È fatto col culo. Devo per forza passare ad affrontare gli allenatori, perché giustamente le bottiglie sono insuperabili. Guarda che non posso buttarlo giù questo, Dio. Oh, mandiamo di nuovo Paul e facciamo un gelo scheggia, anche se raga voglio toglierglielo perché non c'entra nulla con sto Pokémon. È speciale Gardevoir. Cioè, non riesco a buttare giù un Chatot, figuratevi. Poi dopo mi trovo i Pokémon quelli forti, figuratevi se riesco a buttare giù. Nidoki, eccoci qua, sapete già chi vincerà. Però io c'ho K perché è di tipo, utilizza mosse di tipo roccia sto coso, quindi mandiamo Serena raga. Mandiamo Serena che le rocce lei le scioglie con la forza dell'amore. Vai, Water Pulse, vediamo se riusciamo a mandarlo giù. Che poi sì, sarà Pulse, non Pulse, ma questi sono dettagli raga. Il mio inglese, sapete, sono andato in Inghilterra, sono diventato madrelingua ormai. Ole! No, che cazzo è? Magneton! Perché non Magneton? Questa è una bella domanda. Il coinvolto della cheat lo voglio nei commenti, gentilmente. Non lo nomino perché l'ho già nominato troppe volte. Un salutone comunque. Tu, uomo misterioso. Uomo, oddio, raga. Più che uomo direi una divinità, una... No, no, è più un profeta che una divinità, insomma. Comunque ti voglio nei commenti. Yugong! Attenzione, la reference proprio a lui, incredibile. Appare Gondola, spero. Se no ho qualche problema di memoria. Muori per piacere, che mi stavi per mandare giù Lily. Ok, perfetto. Che poi Tia si incazza, raga, se muore Lily. Roserade! Ok, perfetto. Proviamo a mandarmi Mikyu, tanto allora... No, cazzo, è di tipo... Ho fatto una stronzata perché è di tipo veleno. Quindi riswitcha e manda... Che cazzo manda? Ma manda a Paul. Paul con tipo... Con tipo zero, sì, certo. È vero, raga, c'ha Clear Body, raga. Grande abilità Clear Body, mi piace. Vedete che è stata molto... Cioè, non molto utile qua, che vabbè, era... Cioè, era profumino, però... Ninetales! Ok. Ok, mi sto facendo la cacca addosso. Questo è quello che volevo dire. Mandiamo Serena, raga. In teoria non dovrebbero esserci forme strane di Ninetales. Ok, perfetto, raga. Se catturo lui, giuro che rido. Sapete, penso che lo sappiate tutti, nel caso non lo sapete, visto che abbiamo fatto nuovi iscritti in questi giorni, è il mio Pokémon preferito Ninetales, quindi, insomma, mi piacerebbe tanto averne uno in squadra, per il momento non l'abbiamo trovato, ci dobbiamo accontentare di Quag Tumore, però questi sono dettagli. No, a parte che stavo riascoltando la musica, c'è tutta la famiglia di Ron, ci sono anche i fratelli, non ce n'è. Il culto di Ron, Kirlia, non è neanche, come si dice, non è neanche Delta. Ok, tra l'altro poi raga dopo magari se c'è qualche battaglia strana io torno indietro e tua madre Troia che ti aumenti la difesa speciale. Dicevo, torno indietro e mi curo così almeno evito di sprecare pozioni. Attenzione Persian, il Pokémon of the Rochet, proviamo a mandare Queen raga. Che come potete notare è sempre quello più sottolivellato perché c'ho la caga a mandarlo in campo. Power Gem, ok perfetto. Power Gem di nuovo, però adesso muore raga e va giù, perfetto. Mi sta implodendo la trachea, c'ho il catarro, si vede che sta arrivando raga l'inverno. Cosa fa? No? Ah, fanculo, fossa. Tua madre in carrozza, muori. Ok, perfetto. Bene, qui ne ha rischiato di morire per la 15ª volta. Buongiorno signor Palkia, com'è la vita? Allora con lui raga dobbiamo stollare perché altrimenti altro che sfendi spazio, proprio ci manda dall'altra parte del mondo. Ok, Lich Seed, perfetto. Power Gem, stai fermo. Oh, che è? Allora, ok, perfetto, posso utilizzare l'infamata del giorno. Allora, no, è fisico, non facciamo cazzate. Oh, Mega Drain, ok, Aqua Tail, perfetto, mi piaci. Proviamo un Quiver Dance così out of nowhere. Vediamo se, non l'ho preso, cazzata. Ok, adesso con Mega Drain va giù, mamma mia signori.
in questa serie qua io sto dando il meglio di me. Non ho mai fatto una Nuzlocke studiando così bene le cose. Di solito i miei Pokémon morivano a caso, tipo... Ah, ma io ho una cattura da fare qua. Decisamente figo. A quanto siamo? Siamo a 9 minuti e 30. Ok, perfetto. Poi ovviamente nel video saranno un po' di più perché devo aggiungere l'intro della campanella. Premete la campanella. Pokémon selvatico! Vi dirò, mi fa cagare Galvantula. Lo trovo proprio un Pokémon di merda. Ecco, forse... Pensandoci adesso... Ipno, una sua utilità ce l'aveva anche. Ossia quella di indebolire i Pokémon. Gastro acido, ti ci sciolgo nell'acido. Non morire, non morire, non morire. Ok. Oh, più di così direi che non lo indeboliamo. Proviamo a mandare Paul, che in teoria dovrebbe reggere visto che mi fa solo mosse di tipo Dio. Di tipo Dio. Esiste il tipo Dio? No, fatelo. Ah sì, ho comprato due Ultra Ball, giusto, fuori parte, non ve l'avevo detto. Proviamo a utilizzarle a sto punto. Oh, preso, perfetto. Galvantula, non so assolutamente come chiamarlo. Un ragno elettrico. È una tarantola, è un ragno. E le spider. Cioè, ragno elettrico sarà in italiano, una roba del genere. E è un ragno elettrico, ragazzi. Cioè, come cazzo lo chiamo io un ragno elettrico? Lo chiamo femmina poi, un'altra, Dio mio. Bella domanda. Ragno elettrico è un ragno elettrico, quindi spara le cose elettriche. Elettronica, lo chiamo internet. Chiedetemi perché. Perché tipo l'internet, quindi la rete, quindi l'elettricità. Tanto non lo userò mai, ok? Proseguiamo. Oh, quella è acqua. Perché? Fammi andare a prendere la pozione, che te costa? Ma perché non posso... Nell'acido cloridrico non posso andare? Che è sto razzismo? Instant Lapras, vai. Ma come Cancel? Ma vaffanculo, va. Allora, ok, io però vorrei ottenere... A parte affrontare tutti gli allenatori, ma vorrei anche ottenere un bel po' di strumenti, se possibile. Oh, figa. Oh, figa. Allora. Non voglio guardare. Ok, reggi, perfetto, sì. Tu muori, giusto? Ok, sì, muori. Ok, ci siamo capiti. Devo curarmi i Pokémon, ragazzi, perfetto. Non so se ve ne foste accorti, ma Flygon... Flygon. Proviamo a mandare Paul. Paul con geloraggio, non è lentissimo, Gardevoir. Raffanculo! Dio Cristo! Dio buono, non è durato un cazzo, non è durato nulla, io coglione che rischio, io pirla che rischio, babbeo proprio. Earthquake, no eh. Critta ti prego. Ok, fermi, switcha, 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 switcha. Oh, lui fa Earthquake, giusto. Dare Lilly. Vai Lilly. Cazzo, seconda morte raga, non ci voleva. Ok, perfetto, ci abbiamo fatto, vado a curarmi raga e riprendiamo Ipno a sto punto. Che vita triste. Stop raga e torniamo subito. Che bella cosa. Ma no, tua sorella sott'olio. Tua sorella sott'olio, tua sorella. Figa, 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 figa Cristo. Figa, ok, perfetto. Nel caso non ve ne foste accorti. Sì, sono tornato. Stavo cercando di far salire di livello Ipno. Il risultato è stato che ho sclerato dopo 3 secondi che ce l'ho di nuovo in squadra. Io giuro che se qualcuno nell'episodio... Non riesco più neanche a parlare! Figa, muori! Che due palle... ma vaffanculo! Non è morto! Non è morto! Non è morto! Livello 39, ma sono burnato, Cristo! Come faccio mo a curarmi che sono burnato? Devo ritagliare? Ok ragazzi, ci sono. Proviamo a far combattere un pochino Ipno perché dobbiamo tirarlo su di livello. Figa, livello 35, Dio buono. Meno male che me li sono allenati Pokémon perché altrimenti si finiva male. Allora aspetta, chi mi ha mandato? Fermi, mi ha mandato Loudred. Ok, quindi mandiamo Armin, raga, che in teoria dovrebbe reggere. Olè, perfetto, che cosa bella. Allora, vediamo un po' di mandare a fanculo velocemente questo urlatore che è proprio Marco Merrino. Levati, dai, Peck, su, olè, via, a casa pure questo. Perfetto.
Tropius! Ok, fermi, per Tropius abbiamo il Pokémon Ideal proprio. Cioè, in teoria il Pokémon Ideal sarebbe Mega Mega Gardevoir, sì, certo, mi sono fumato un cannone dopo aver tagliato. Delta Gardevoir, che però, raga, è durato come un gatto nero in tangenziale sull'A3, quindi non ci possiamo fare nulla noi, sostanzialmente. Spiace, hashtag RIP nei commenti. Mi ricorda Blaziken, raga, della Crazy Locca Pokémon Nero, che durò una cosa come... Insomma, e la madonna, Damian, che... Cioè, come hai fatto a finirli? Ma ti prego, ma no. Ti salvo io. Ok, mi sa che devo... Ok, perfetto, sì, avevo attivato il repellente. Mi sa che devo parlare con loro. Però io ipno non lo metto davanti, perché ho come l'impressione che vogliano, tipo, spararmi nel culo. Quindi mettiamo davanti Serena, un po' a caso, e vediamo un po' cosa fare. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che potenzialmente in ogni città c'è una cattura da fare nel televisore. E il Pokémon sarà sempre dello stesso livello del nostro migliore. Quindi potrebbe essere un'alternativa molto interessante. Detto ciò, proviamo a parlare all'uomo dai capelli blu, che sarà donna, non è importante. Hey, quindi sei venuto. In tutta onestà, non me l'aspettavo da te. Sapevamo... No, vi abbiamo sentito parlare di Mew... abbiamo sentito parlare... Ho sentito voi parlare di Mew mentre stavo camminando fuori dalla finestra. Dalla finestra? Dalla finestra? Io cosa di cosa vi faccio? Dalla palestra! Sai, qualcuno che ha la possibilità di essere l'eroe della profezia e salvare il mondo dovrebbe essere un pochino più attento riguardo a ciò che dice. Quindi, ecco qui, l'accordo in sostanza. Tu ci dai Mew in cambio del tuo amico. Non farlo, Creepy, non me lo merito. E la madonna di cattiveria. Molto bene. Se non ce lo darai volontariamente, te lo prenderemo con la forza. Cultisti, andate, distruggete questo ragazzino imprudente. Ma io, cioè, ma senti, io sono l'eroe della leggenda. Ma che cazzo volete da me? Avete due Pokémon, un Dewgong e uno Starmie. Chi cazzo siete? Misti? Cioè, volete davvero buttarmi giù con sti Pokémon? A parte che potete farlo tranquillamente se c'ho uno, però questo è un altro discorso. Proviamo a fare un Poison Gas così arrogante per avvelenarli entrambi. Vediamo se funge. Ok, perfetto, adesso stoliamo come i bastardi del competitive. O in alternativa spariamo un Water Pulse a caso qui e uno Psybeam a caso qui, giusto per velocizzare il processo. Tanto mi stavo inceppando nel caso non si fosse notato. Allora, aspetta. L'unico Pokémon... Allora, lui non può attaccarmi con Sheer Cold. Serena, ma Ono sì, quindi noi switchiamo Ono. Mandiamo... Devo stare attento. Mandiamo Mimikyu e dovremmo stare a posto, giusto? In teoria sì, non dovrebbero esserci Brian cos'è? Ah cazzo, Brian è idrovampata se non sbaglio. Vorrei sparare una stronzata. Allora, aspettate, Starmie, vediamo se riesco a cavarmela così. No, Starmie si suicida, perfetto, mi piacciono ste cose, raga, quando succedono agli altri. Ah cazzo, ne avete più di... È figa, però ditelo, madonna, questo qua è clickbait, raga. Questo è clickbait, dio buono. Ma neanche veramente, neanche i big youtuber, proprio Crowdant, ok, fermi. Allora, quel coso lì è di tipo acqua veleno. Quindi praticamente, cioè, mi stai dicendo che io non posso fargli nulla, giusto? Aspetta, oppure posso giocarmela così. Posso giocarmela così, volendo. Ah! Brutto! Ah, no, 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 no! Merda. Allora... Oh, Serena per ora non me la stanno toccando, quindi può continuare. Mimikyu preferirei switcharlo. Mandiamo Lily a sto punto, raga, dovrebbe cavarsela. In teoria, contro questi qua, sì. Night Slash, ai, madonna che male, dio. Eppure sono overlivellato, raga, rispetto a loro, che cazzo. E per fortuna che la randomizzazione ci sta dando degli aborti umani, perché altrimenti veramente qua prendevo botte a destra e manca. Allora, fermi. Serena, fai Water Pulse su di lui e tu fai Mega Drain su di lui. In teoria dovremmo... Cazzo, ha retto. Cioè, ha retto. È un cazzo di scorpione, di cavalluccio marino, ma è riuscito a retto. Guarda la tossina, dio buono. Muori! Olè, ce l'abbiamo fatta. In teoria dovreste essere andati. Sì, però io prima di affrontare il capo vorrei essere curato, perché altrimenti non va bene così.
Voi due siete patetici. Siccome non sembri ascoltare, ragazzino, prenderò la questione tra le mie mani. Non possiamo convincerti, quindi lo chiederò a Mew stesso. Mew, ascoltami. Sì, certo, vuoi chiederlo al poco leggendario di aiutarmi? Ma vaffanculo, va tu, ma puttana. Rendessiamo il microfono, che mi ero accorto adesso che è storto. Questo liquido verde è gravemente inquinato, è corrosivo in sostanza. Ah, ecco, è anche molto corrosivo. Cadere qui dentro ucciderebbe una persona in pochi secondi. Se non mi appari, spingerò il ragazzino, sia Damian, nella piscina, nella pozza, insomma. Non vuoi tutto ciò, vero? La fine di una vita innocente. Beh, che cosa dici? Secondo me lo salva Mew, raga, è forte, lo salva. Mew, sei venuto, ma non puoi lasciare Creepy da solo. Ah, Pokémon come Mew sono fin troppo prevedibili. Ora Mew, se vuoi che questo ragazzino rimanga vivo, vieni qua. È il momento per te di lasciare Creepy e unirti a noi. Ma sì, ma attaccati al... Che? Out of nowhere. A parte che questo qua è il verso di Arceus e non di Shaymin, ma va bene lo stesso. Ma questo è Shaymin. Lo prende? Che cazzo fa? Oddio! Spettacolo, raga! Ha disinfestato l'acqua! Shaymin ha purificato l'acqua utilizzando Seed Flare. È stato fantastico. Cosa, Shaymin? Perché Shaymin, un altro dei leggendari Pixie Legendaries, un altro delle fate leggendari? Delle fate leggendarie, con la E, grazie. Mew l'ha chiamato per aiuto? Non possiamo prendere due leggendari alla volta. Culto dell'abisso, ritirata per ora, Creepy, Damian. Potete dannatamente scommettere che torneremo indietro. Ok, perfetto. Damian, sei un coglione. C'è proprio un neurone che va da una parte e l'altro che va dall'altra. Secondo la teoria del nascondino, i suoi due neuroni giocano a nascondino, ma non si sa chi fa la conta. Cioè, non si sa se entrambi fanno la conta oppure se entrambi si nascondono. Queste qua sono le teorie del Creepy, che sono veramente avanzate, proprio un livello di filosofia da università. E nulla, direi che possiamo tornare indietro. Abbiamo perso Delta Gardevoir, che bello, era il mio Pokémon preferito della serie, voglio suicidarmi. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Perfetto, Ultra Ball. Olè, perfetto, abbiamo ottenuto anche una Ultra Ball. Io, ragazzi, per il prossimo episodio vedrò di far salire di un paio di livelli il nostro bellissimo... Ipno. Ma prima, ragazzi, voglio assolutamente fare una cosa, anche se il video durerà qualcosa di più. Innanzitutto paghiamo sto cazzo di coso, finalmente coi soldi. E, ragazzi, andiamo a Suntouched City. Da questa parte, perfetto. Era Suntouched City? Porco due, non era Suntouched City! Sono scemo in culo! Sono scemo, sono stupido nel cervello. Fermi, ridatemi il mio... Dov'è il mio taxi? Ridatemi il mio taxi, ho sbagliato. Sì, grazie. Qua, Match Town, perfetto. Allora, innanzitutto entriamo al centro Pokémon e curiamoci po'. Forse l'avevo già fatto, non è importante. Ragazzi, andiamo a pagare i soldi che ci proponeva quel maledetto Manigoldo, che stava qui, quel maledetto Mr. Crab che voleva la base segreta. Sì, grazie. Grazie mille. Ora, prima che tu possa entrare, va bene. Ok, perfetto. No, 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 non ho letto, non ho letto! Ok, puoi entrare qua dentro nei sotterranei di un centro Pokémon. Utilizza questo, tablet, perfetto. Con questo qua possiamo acquistare le cose, raga. Questa dovrebbe essere la nostra base segreta, tecnicamente. Non vorrei dire una stronzata, mi sembra un po' troppo grossa. Oddio, cattura! Così a caso! No, no, Vaiolo, il ritorno! Il ritorno di Vaiolo. È tornato Vaiolo. Io non ho parole. Da direttamente dalla Crazy Lock di Pokémon Nero 2 abbiamo di nuovo Vaiolo. Me ne frego che è maschio, raga, cioè che è femmina come ogni Pokémon che trovo. Che altro c'è qua, madonna, che è? Friend Safari, Owner Creepy, Electric Type, non è vero mai. No, non voglio provare a connettermi a internet, ai zozzorri. Oddio, Rotom, quelli che ho sterminato randomizzati nelle televisioni, perfetto. Allora, vediamo un po' di esplorare ancora sta zona qua, tanto poi mi devo ricordare che devo tagliare un pezzo in sto video. Oh, quello è un PC. Is that a fucking PC?
Ok, perfetto, sì, è un PC, benissimo, ragazzi, non l'aveste mai detto. Oh, vorrei provare a fare una cosa in video, visto che me l'avete consigliato nei commenti. Dov'è il tablet? Ok, utilizza purchase item, decoration function, forse. Ok, perfetto, level trainer, raga, questo qua dovrebbe essere molto, molto, molto utile. E ci permette, mi permetterebbe di allenarmi. Quindi proviamo a prendere un level trainer, così. Ok, l'ho comprato. Exit. E quindi mo dove sta questo level trainer? Cioè, ce l'ho proprio come strumento fisico? Fatemi capire. Vediamo un po' se ce l'ho come strumento fisico. No, non ce l'ho esattamente come strumento fisico. O me l'ha messo in giro per la base, o sono stupido e ho sbagliato e non l'ho comprato, che potrebbe essere un altro discorso. Oppure non saprei. Oh, questo qua è il Friend Safari. E va bene, ci sta. Ci sta che sia il Friend Safari. Non lo so, raga. Ora, io dovrei averlo acquistato tecnicamente. Però forse non, forse si attiva dal centro Pokémon. Non saprei, raga. Proviamo a fare una cosa. Allora, in teoria, andando nei basement di un centro Pokémon. Quello che forse ve l'ho già fatto vedere, o forse no, non mi ricordo. Allora, di qua, ok, perfetto, sì. Di qua si entra, senza un motivo apparente, nella base segreta. Ora, ah, forse aspetta, forse non me ne ero accorto, ma si fa così. Sì, questa parte qua con la Nuzlocke c'entra molto poco in realtà, però dettagli. Tablet, utilizza. Ah, place item, ok. Level trainer. Ok, premici da qualche parte, troviamo un posto figo per quest'uomo, vediamo un po', lo piazziamo qua sull'altura, ci sta, mi piace. C. In che senso place another? Oddio, che figo, ne posso piazzare quanti voglio! Sto malissimo! Vaffanculo, non sugli alberi forse. Che figo! Cioè, adesso fatemi capire come funziona sta roba, no. Questa qui è una figata. Cioè, quindi se lo affronto, lui mi affronta. Ok. Oh, figo! Utilizza i multiple Audino. Oddio, sto male. Che livello dovrei utilizzare? Proviamo con un 10, raga, così a caso. Ok, lui manda in campo Tot Audino al livello 10. No, sto malissimo, raga, è bellissimo. Ma bella lì, questo qua lo utilizzerò un botto. Anzi, lo utilizzo adesso fuori parte per allenare Ono, così poi proseguiamo nella nostra avventura. Ora si sarà sbloccato il passaggio. Gran roba, mi piace un botto. Vabbè ragazzi, direi che per questo episodio possiamo concludere qua. Io passerò un po' di tempo qui ad allenare i Pokémon. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Rispondete alla domanda del giorno, forse l'ho già detto, non lo so, sto andando in cortocircuito. Premete la campanella, noi ci vediamo in un prossimo video.